Ora abbiamo il piacere di avere con noi Maurizio Sarlo, il quale assieme a Nino Galloni, dopo una breve presentazione delle cose che avranno un po' da dirvi, apriranno quello che credo a voi abbiate più piacere, delle domande. Quindi mettetevele in tasca, intanto che loro fanno la presentazione, che dopo potete sparare a gogo, visto che i diretti interessati potranno veramente dare delle risposte. Grazie a tutti. Prego, Maurizio. L'applauso vero, come dico sempre quando ci incontriamo, sono io a farlo a ciascuno di voi, perché vedervi per uno sconosciuto come me, immagino che per il professor Galloni sia diverso, ma per uno sconosciuto come me, che cerca, che immagina, che desidera, che sogna di essere qui al posto di ciascuno di voi, io spero si trasferisca questa frequenza del cuore in modo tale che ciascuno di voi sappia che io lo rappresento, ma non perché voglio essere qui io vorrei che ciascuno di voi avesse la passione, la voglia e di stare quassù al posto mio, e quindi chiunque lo vuole basta che alzi la mano, e se per così inesperienza o qualsiasi altra motivazione non avesse questa volontà, lo si faccia pensando di essere comunque al posto mio. Il mondo migliora solamente se persone umili come siamo tutti, voi sicuramente nel vostro campo avrete l'esperienza necessaria per aver fatto bene una cosa piuttosto che l'altra, dalla mamma al papà piuttosto che all'imprenditore, al dipendente, eccetera. Ma solo insieme riusciamo a spostare questa macchina gigante che si chiama appunto sistema e che ci governa ormai da sempre. Allora io, ritornato Nino Galloni, chiamerei già qui con me il professor Nino Galloni, che tutti voi ormai conoscete e al quale va un applauso. Fra un attimo ci sediamo e magari più avanti possibile, e volevo ancora dire, vediamo se sedendoci ci vedete tutti lo stesso, quasi. È stata scelta questa location un po' perché è l'ultimo momento attraverso il quale noi possiamo dedicare un pensiero o più di qualche pensiero a quella che è la tornata elettorale nelle amministrative, che in alcuni comuni d'Italia interviene per farci andare al voto. Alla fine di questo nostro così simpatico dibattito, spero, avremo alcuni candidati di quest'area al quale noi vorremmo dedicare l'in bocca al lupo e soprattutto consegnare il testimone di una delega, perché fare il candidato in un'amministrazione pubblica è un sacrificio non da poco, così come fare il candidato in altre iniziative elettorali e pubbliche, e naturalmente con alcuni privilegi che per i candidati a livello nazionale sono evidenti, per i candidati a livello locale molto molto meno, in dipendenza anche del luogo e politica.
Quindi la maggioranza delle così interazioni che questa sera vorrei insieme a voi provocare, al di là del discorso che farà fra qualche attimo Nino Galloni, è tra un dibattito di domanda e risposta. Cioè mi piacerebbe che su qualsiasi tema voi vogliate in qualche modo misurarci e misurare insieme a tutti noi la nostra potenzialità progettuale, ci fosse questo scambio che non sia, ecco, noi parliamo da qui e voi state solo ad ascoltare, ma uno scambio così partecipativo, come dal mio punto di vista abbiamo cominciato a fare da 2 anni a questa parte con i nostri salotti. Io parlavo prima con il candidato di Abano Terme, una persona che ha insomma passato la sua vita all'azienda che sicuramente tutti voi conoscete di Padova, che si chiama APS, e mi così raccontava di quanto di mese in mese nei salotti che lui promuoveva ci fossero dei dibattiti talvolta anche accesi sui temi che noi promuoviamo. Ecco, abbiamo fatto questo in questo periodo, abbiamo riportato la gente non solo nell'arco, diciamo, nell'alveo familiare, a discutere di qualche cosa che è strategicamente fondamentale della vita politica e della vita economica delle nostre città, delle nostre regioni, della nostra nazione. Senza questo fondamento, questa fondamenta che si chiama politica ed economia, purtroppo tutto quello che costruiamo sopra sprofonda. È inevitabile. Eppure la maggior parte di noi, quando viene così a parlare di politica e di economia, cos'è che dice? Ah, mi non capisco niente di ste robe. No? E invece dobbiamo capire, perché quando andiamo a comprare qualcosa che aumenta, il peso lo portiamo sulle nostre spalle. Allora, ci hanno portato a dire che la politica e l'economia sono una cosa per pochi, dobbiamo riappropriarci di questo valore e io direi addirittura di appropriarci, non di riappropriarci, perché non ci siamo mai appropriati nella storia, c'è sempre stato qualcuno che ha deciso per il popolo. E invece il popolo deve capire che è una goccia che riempie insieme ad altre gocce qualsiasi lago, qualsiasi mare. Quella goccia è importante tanto quanto tutte le altre. Quindi grazie per questa partecipazione che state avendo da tanto tempo. Nel dibattito affronteremo tutti i temi, sicuramente spero non ultimo quello del quid, questo valore estremo che noi diamo al nostro progetto, che è il fondamento del nostro progetto. Ho già detto in altre occasioni recentemente che il 18 settembre avrete tutti questa carta e lo stesso giorno, il 18, l'avrete qualche giorno prima, però il 18 settembre potrete andare a spenderla tutti insieme, decideremo dove andare in tutta Italia, troveremo un negozio, un servizio, quant'altro, per far sì che ad un certo orario tutti insieme facciamo la strisciata. Quindi se viene fuori transazione, quindi se verrà fuori transazione negata, diciamo che ci spalleggiamo un po' e sapremo dove andare a rincorrere Maurizio Sarlo. Se invece sarà transazione eseguita, e allora la gioia, ritengo, di tutti voi, di tutti noi, sarà quella di aver fatto fare proprio un salto epocale, un cambio di paradigma,
che, come ti dico sempre, è quella metafora dell'amore che due genitori vogliono al proprio figlio quando lo alimentano, quando nasce, altrimenti morirebbe. E lo Stato, come dico sempre, dovrebbe metaforicamente essere la coppia di genitori che ama i suoi figli e gli dà un reddito di dignità fino a che non sono diventati grandi. Che cosa vuol dire questo reddito di dignità, questo diritto di dignità? Vuol dire creare quell'equilibrio dove da una parte ci sono i costi e dall'altra i benefici. E questo equilibrio, più in alto possibile, deve essere un equilibrio che porta lo Stato, fatto di tante gocce insieme, ad essere saggio, a promuovere leggi sagge, regole sagge, perché solo con l'amore delle regole sagge noi avremo una comunità che cresce serena, felice e quindi pronta alla solidarietà, che non vuol dire beneficenza. La solidarietà è un'altra cosa rispetto alla sola beneficenza. Uno Stato di questo tipo non avrebbe bisogno di fare beneficenza. Quindi comparto pubblico da una parte, infrastrutture, servizi strategici, come magari vedremo nella lavagna più avanti. Ma ci vedete qua? Perché io non vedo niente. Ecco, neanche voi. Quindi non so che cosa sta a fare questa telecamera se poi non si vede niente. Vabbè. Magari se i tecnici provano a fare qualcosa. Sono delle tende, però saranno delle tende che... Vabbè, non importa, è perché siamo poveri, no? Che siamo qua. Dopo settembre avremo altri consessi, altre cose. Abbiate pazienza. Quindi dicevo, da una parte il comparto pubblico dove ci sono le infrastrutture e i servizi strategici, cioè le infrastrutture sono gli acquedotti, sono le strade, sono gli aeroporti, sono le ferrovie, no? Queste sono le infrastrutture. Poi i servizi strategici sono la scuola, la sanità, eccetera. Queste devono essere completamente gratuite per i cittadini, per queste gocce che formano il mare. Solo così i cittadini saranno tutti a quel nastro di partenza in maniera uguale. Altrimenti il figlio del ricco, anche se non ha nessun merito se non quello di avere avuto un papà che magari ha fatto quello che ha fatto, bene o male, è tutto da vedere, e quello povero invece avrà molte più difficoltà. E non è una cosa corretta, no? Specialmente in una civiltà come la nostra, caduta nel tempo compiuto. Perché è compiuto il tempo? Perché oggi, grazie alle tecnologie, non produce più l'essere umano, producono le macchine, e le macchine non si stancano. Una volta invece erano le mani e le braccia che dovevano lavorare, e quindi ci poteva essere la carestia. Oggi la carestia, ve lo dice molto meglio di me un grande economista, non esiste più, a meno che non la facciamo noi, non la creiamo noi in maniera artefatta per tenere ferme le materie prime, i servizi più importanti, gestirli per pochi, e quindi questi pochi fanno la grande ricchezza, mentre la maggior parte della gente purtroppo fa l'esatto contrario. Noi abbiamo avuto 4.000 suicidi, 4.000 suicidi in un anno, ovviamente. 4.000 persone, noi qua quanti siamo? 300, 400, 500? 1.000, non lo so quelli che siamo. E siamo tanti, pensate a ognuno di voi morto, è una tragedia, è una tragedia. 4.000 persone che si sono uccise perché noi non siamo riusciti ad aiutarle. La mia colpa, prima ancora della vostra, che non ne avete di colpa, è quella di non essere riuscito a così partire prima, non ce l'ho fatta. Ho lavorato tanti anni, ma qualcuno mi aveva detto già 30 anni fa, vedrai che prima del 2015 non riuscirai a partire.
I primi anni, beh, insomma, la prendevo come una cosa così. E con l'andar del tempo, invece, questo tarlo mi veniva sempre di più fuori. E quando sono stati gli ultimi 2-3 anni, che sono stati di grandissima difficoltà, lo sanno le persone che mi conoscono, e mi è venuto fuori sempre di più, non più come tarlo, ma come una speranza, no? Come una voglia di arrivare finalmente a questo 2015 e vedere che cosa succedeva. E in effetti, nel 2015, è nato il primo salotto a Padova. Quando ormai avevo perso, diciamo, quasi tutte le speranze, anche se il cuore non ti fa perdere la percezione, no? Però la mente ti diceva che, oh, ma come fai? Non hai soldi più, non hai gente che ti segue, anzi ti vedono come un pazzo scatenato che dice che le tasse sono un abominio, ma, cioè, ma dove vuoi andare? Invece quel salotto del 30 maggio del 2015 ha generato un click positivo. E questi click oggi li vedremo, i dati che ci dirà Marco o chiunque verrà sul palco a dirli, parlano di oltre 9.000 circoli in tutta Italia. Solo col passaparola. circoli che si ritrovano ogni mese, quantomeno ogni mese, e magari si appassionano su un tema che Maura, grazie a questa donna straordinaria che insomma mi ha voluto bene dal primo giorno con il primo salotto, e promuoviamo, no? su una tematica che poi asseconda tutta una serie di regole che sì, è difficile farvi arrivare compiutamente, perché solo col passaparola uno cade in bicicletta a 90 a Padova, è morto sotto un camion, perché è caduto in bicicletta, però è caduto vicino a un camion, voilà, momenti moriva, però la notizia a Padova è che è morto sotto un camion, è normale, ciascuno ci mette un po' la sua, eccetera eccetera. Ovvio, non avendo ancora la comunicazione, l'informazione e quant'altro, ci dobbiamo sapere accontentare e far tesoro di quello che abbiamo creato, perché oggi abbiamo creato qualcosa di straordinario. Qualcuno ogni tanto, siccome non segue bene o non gli arriva bene il passaparola, dice: ma quando parte il progetto? E io so che è partito già il 30 di maggio del 2015 con quel solo circolo, ma poi siamo diventati questo. E che cos'è che abbiamo costretto gli altri a fare? Beh, una legge sul diritto che noi chiamiamo di dignità, che si chiama, l'hanno chiamata, reddito di inclusione. E se andate a vedere davvero i miei video, lo dico da sempre, che ci vuole questa via positiva invece che negativa, cioè il reddito di inclusione nella via negativa non funziona. Non funziona perché la logica ha un principio illogico e quindi è le fondamenta che appunto fanno crollare tutto. Noi li abbiamo costretti a questo? Li costringeremo con le buone, con la frequenza di quello che si chiama amore vero, che abbatte qualsiasi ostacolo e non lo abbatte per ferire, lo abbatte per migliorarlo. Arriveremo a fare questo diritto di dignità e fare in modo che l'Italia diventi il paese esempio pilota per il resto del mondo. Questo ve lo dico perché ho uno scenario che mi fa dire, grazie a tanti anni di esperienza, che tutto ciò voi l'avete già creato. È solo questione di tempo. Allora, alla prossima tornata elettorale nazionale, che è quella che conta,
voi vedrete che il nostro programma culturale avrà un partito che prenderà il 60% dei voti. E oggi voi dite, ma questo è un matto. Questo è un sognatore che, voglio dire, questa la sbaglia di sicuro, no? Ma a settembre, il 18, quando sarà transazione eseguita, ricordatevi quello che vi sto dicendo. Perché se Renzi con 80 euro, dopo avercene tolti a ciascuno 300, ha preso il 40%, immaginatevi un programma che ne dà 1.500, che cosa fa? Quindi, naturalmente questo si fa conoscendo perfettamente il serpente e diventando più furbi del serpente, in maniera positiva, con cuore, non per uccidere l'avversario, ma per migliorarlo. Quindi, siccome il serpente è velenoso, noi dobbiamo stare attenti a non cadere in quelle logiche che sono le regole, no? Le leggi che ti vietano di fare alcune cose, per esempio quella che viene chiamato voto di scambio, con il quale si va in galera. Però quando l'ha detto Renzi 80 euro è andato in galera? No, l'ha saputo dire in maniera corretta e anche noi lo stiamo dicendo in maniera corretta. Quindi, io vi ho detto fin dal primo giorno, dovete fare una cosa, se la volete fare, siete liberi di farla, seguire se il cuore ve lo dice, e il cuore non mente, di avere fiducia di me, che vi voglio bene. Poi tireremo le somme, anche a settembre, ma ricordatevi che abbiamo già fatto tante cose importanti, quello di unire delle persone che non si univano più, di trovarci con il sorriso anche se purtroppo la crisi è quella che è per tutti, di aver fatto sì che una legge sia diventata di inclusione e stiamo lavorando con i nostri tecnici volontari, cioè con i nostri avvocati, per capire a chi li danno questi 480 euro, perché cioè uno che non ha lavoro, che non ha le bollette da pagare, che gli stanno per portare via la casa, che va a dire scusate ma posso avere questi 480 euro, gli dicono di no, ma a chi gliene devono dare queste 400, sono lì, figurate? Ecco, dobbiamo costringerli a non farle solo di tipo figurato le cose, ma di tipo reale. E secondo me stiamo creando i presupposti per farlo sul serio. Perché? Perché siamo diventati una massa critica vincente, una massa critica che malgrado gli ostacoli che abbiamo subito, Striscia eccetera eccetera eccetera, siamo qua e siamo cresciuti. E quando vi dicono ma sai, quello è dei casalesi, dovete rispondere come è giusto rispondere. È stato mai indagato? No. E allora vuol dire che se non sono neanche stato indagato, figuriamoci se sono stato condannato, vuol dire che dei casalesi non sono, no? Anche se uno va in internet e trova, perché il sistema, quando c'è qualcuno giusto, cerca di fregarti. Il signor Ricci e il signor Grillo sono amici da una vita. Ricci faceva, che è quello che il produttore di Striscia la Notizia e delle Iene, faceva i testi al comico Beppe Grillo all'inizio della carriera. Sono molto amici. Ecco perché, siccome fin dalle mie prime conferenze non l'ho mai mandata a dire, ma l'ho sempre detta, che il peggio che avanza è il Movimento 5 Stelle, sono venuti a cercare di bombardarmi.
però non ci sono riusciti. Quindi abbiamo fatto davvero tante cose. Abbiamo sempre di più uomini nel comitato tecnico scientifico che abbiamo creato, che hanno una valenza culturale meravigliosa, come nel comparto dell'economia è questo grande economista, io dico il migliore che c'è nel mondo, a cui do volentieri la parola. Volevo fare i complimenti ai ragazzi dell'Emilia Romagna, hanno presentato anche i CTS, tra l'altro inerenti anche all'argomento, quindi fatto una sorpresa, tac, bloccato in partenza. L'apertura poi tra l'altro dell'evento di Bologna è stato con un bellissimo video che invito tutti a guardare, l'ho già visto su Comicla International in Facebook, e quindi un bellissimo video che se potremo magari lo mandiamo in onda anche noi. Domani lo pubblichiamo comunque anche nel sito. Pubblichiamo l'evento di Bologna? No, pubblichiamo il video di introduzione all'evento di Bologna, che è il video a cui fai riferimento adesso. Sì. Molto bello, con delle parole molto forti che sono state utilizzate. Insomma, anche qua possiamo tranquillamente dire a Rossella che si stanno unendo sempre di più al gruppo persone con capacità, con competenze anche tecniche, insomma, che ci offrono tutti questi spunti. Certo, i loro lavori si stanno unendo, veramente, stanno dimostrando e stanno portando tutte le loro contributi. Invece dove sei stata? Invece io sono stata a Grosseto per il Bio Weekend, due giornate molto intense, bellissime, a prescindere il contesto veramente bello, eravamo veramente, non mi ricordo, su 600 ettari di terreno, un albergo bellissimo, piscina, moltissima gente, adesso non ricordo esattamente il numero di persone, ma credo che fossimo sulle 600 persone, però che si sono intercalate in due giornate, per cui hanno creato appunto l'evento dell'umanesimo il sabato, invece la domenica c'erano interventi di tantissimi personaggi che mi sono scritta l'elenco perché veramente erano numerosissimi, che si sono appunto intercalati nel palco, dandoci veramente delle grandi e importanti informazioni su tutto ciò che riguarda il benessere, la salute, ma partendo dall'alimentazione. Quindi sia interventi di medici, perché c'era la dottoressa Pappini, abbiamo avuto il dottor Porcellini, abbiamo avuto un altro oncologo che utilizza l'alimentazione anche per i malati tumori, che dice è molto importante l'alimentazione che si serve, ma abbiamo poi avuto anche interventi di persone che hanno parlato di agricoltura, c'era il professor Artieri, logicamente agricoltore, c'era Fazzuoli, il conduttore di un programma televisivo della RAI, sì. C'era un sacerdote, il Don Angelo Panza, che ha dato una testimonianza bellissima, una persona veramente che ci ha commosso per le sue testimonianze. Lui è un missionario, ha vissuto in Bongo Belga e poi in Amazzonia, nel Brasile,
e ci ha parlato dei pesticidi, ci ha parlato dei danni dovuti ai pesticidi, di come appunto gli stati non si preoccupano di tutto quello che comporta l'utilizzo di queste sostanze. E quindi si diceva, noi mangiamo, ma siamo sicuri di mangiare sano? Siamo sicuri che quello che mangiamo ci fa bene perché è sano? E quindi c'è stato veramente un dibattiti e interventi veramente molto interessanti. Addirittura la domenica c'è stato l'intervento di Bertelli, adesso non ricordo il suo titolo, comunque questo che diciamo ha una banca di grani antichi, produce e ha proprio raccontato tutto dalla produzione per quanto riguarda il grano, per quanto riguarda la frutta, la verdura, cioè è stato veramente interessantissimo. Ti dico, nonostante le due giornate, nonostante il caldo all'interno della sala, perché effettivamente erano due belle giornate calde, sono stati argomenti che hanno tenuto incollate le persone, veramente. Adesso allora, come sempre, speriamo che arrivino presto i video, certamente. Così poi li pubblichiamo. Ecco, invito tutti gli organizzatori dei vari eventi del nuovo umanesimo a farci avere quanto prima il video degli eventi in modo da poterli pubblicare e permettere anche a chi non ha avuto la possibilità di essere presente all'evento di poter gustare insomma queste informazioni, questo sapere, questa conoscenza che come sempre ci aiutano ad essere meno ignoranti e molto più presenti e attivi su quello che ci accade intorno. Abbiamo avuto anche il professor Galloni e tra l'altro Maurizio che logicamente ha chiuso sia la prima introdotto e chiuso sia la prima giornata che la seconda giornata dicendo appunto parlando del nostro progetto dove siamo tutti, al quale siamo tutti sintonizzati con le nostre intenzioni e che faremo la storia di questo paese. A questo proposito noi abbiamo dei collegamenti, abbiamo sia due interviste fatte appunto nella giornata di sabato e domenica e comunque direi di partire prima quel collegamento con Andrea Andreini che appunto è il regionale della Toscana che tra l'altro è insieme a Aldo Tugnatti che è il nazionale per quanto riguarda l'agricoltura, è partito come regionale toscano e tra l'altro, così non ne sentiamo la mancanza, c'è anche il nostro Giancarlo Cozzuto perché questa sera c'è una riunione capitani a Livorno e i capitani avevano protestato con la loro provinciale, hanno detto ma come, per fortuna, fate la riunione proprio la sera del TG Coem, ma siccome loro avevano piacere, la Natalina Malerbi aveva piacere che ci fossimo stati sia io che Giancarlo a questa riunione, ha detto l'attacco al Grosseto così automaticamente senza ritornare possono venire alla riunione e invece allora è rimasto Giancarlo, io invece sono qui perché io qui sono incollata a questo desk e però ci colleghiamo con loro, quindi li rendiamo partecipi di questo TG Coem con un piccolo e breve collegamento, quindi io direi di collegarci, adesso perdonate che la faccio, qua, qui. Eccoci qua, bravo, adesso ti vediamo Giancarlo. Vecchio! Adesso ti vediamo Giancarlo. Allora, noi volevamo vedere il giorno, volevamo vedere i capitani di Livorno e vedere il regionale della Toscana. Non si sente. Parlato, non ho capito nulla, per favore mi ripeti. Sì, io non vorrei vedere te, che ti vedo sempre, vorrei vedere Andreini che ci parla dell'evento e poi i capitani di Livorno. Anch'io vorrei vedere Andreini, ma la puntualità toscana è diversa dalla nostra. Allora facci vedere i capitani di Livorno che li salutiamo. Sono ancora al bar a bere qua. Ah benissimo, allora benissimo, potevamo fare almeno di fare questo collegamento. Ma guarda, mi hai un piatto magari di con te. Oh Andrea, ciao! Ciao, buonasera a tutti. Un abbraccio forte. Quindi tu non hai sentito la presentazione che ho fatto dell'evento bellissimo di Grosseto di questi due giorni. Sì, è vero, abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro. Vuoi dirci qualcosa? Io ho detto un po' di ospiti, ho detto quali temi toccati, vuoi dirci qualcosa anche tu? Abbiamo avuto e visto personaggi importanti che ci hanno illustrato e ci hanno formato, diciamo, anche per quello che riguarda il nostro progetto, no?
siamo andati avanti con delle notizie spettacolari, no? Tipo l'alimentazione, abbiamo avuto il dottor Bindi di Siena che ci ha detto che è un oncologo nutrizionista, che ci ha illustrato come si può fare anche a guarire da certe malattie mangiando bene, no? Abbiamo avuto Fertelli che ci ha detto dei cani antichi, ci hanno parlato dei cani antichi, insomma è stato secondo me sono state due bellissime giornate importanti per il nostro progetto. Benissimo, infatti. Poi siamo rimasti tutti contenti e soddisfatti. Noi sì, poi non ho detto che addirittura lungo il viale per arrivare alla sala del convegno c'erano tutti i stand di produttori di cose biologiche, di prodotti biologici, sia a livello alimentazione che anche d'abbigliamento, di fibre naturali, gli occhiali, che tra l'altro erano tutti capitani del nostro progetto, quindi non erano persone che non ci conoscevano, erano tutti capitani del nostro progetto. Sì, erano tutti appartenenti al progetto nostro, insomma, tutti i capitani dei Clem che hanno portato i loro prodotti importanti, naturali, e tra l'altro, guarda, ci ho parlato prima di venire via, sono rimasti tutti soddisfatti, veramente. Sì, hanno anche venduto. Anche Maurizio ha fatto il giro da tutti, so che era pieno di pacchetti. Comunque l'evento è stato molto bello, veramente, degli argomenti molto molto interessanti. Come diceva Filippo, non vediamo l'ora di avere il video, tra l'altro i tecnici che l'hanno fatto sono qui con noi, quindi ce lo danno velocemente gli tiriamo le orecchie. No, voglio soldi. E quindi lo avremo presto nel sito. Perfetto, io vi ringrazio infinitamente per la vostra collaborazione. Parla lei prima. Siete stati importanti. Saluta. Natalina Malese, che è la provinciale di Livorno. Ciao Natalina. Adesso fare un giro anche agli altri. Aspetta, un saluto a tutti. Fai un giro a tutti i capitani. Ciao a tutti. Ci fai un giro a tutti i capitani. Questi capitani sono arrivati alla riunione. Sono tutti un po' in ritardo, sono fuori perché c'è caldo. Allora, sono lì fuori. Questo collegamento anche per loro. Avete i partecipi del Cicoema, cui questa sera. Salutate! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao Italia! Bene, buona serata a tutti. Buon lavoro. Rientriamo in studio. Ciao Giancarlo! Ciao! Hai già stoppato? Sì. Mi stavo dilungando? No, più che altro perché sono tantissime cose. Siccome non erano arrivati i capitani, allora ho pensato. Ok, allora adesso, sempre riguardanti l'evento appunto di Grosseto, del bio weekend di Grosseto, abbiamo due interviste. Una con la dottoressa Pappini, è la prima che mandiamo in onda. Dottoressa Pappini e poi uno con... Siamo a Grosseto, in località principina, siamo con la dottoressa Pappini, nostra referente internazionale del CTS. Salute. Salute. Perfetto. Salute. Allora, niente, una sua esperienza del COEM fino ad oggi ed in particolare magari una prima impressione di questa manifestazione. Allora, io sono nel COEM da un anno e mezzo, ho avuto la fortuna di conoscere Maurizio Sarlo attraverso un mio amico, me ne parlò la mattina, pomeriggio ho conosciuto Maurizio e ho sposato il progetto, sono innamorata di questo progetto. Parlo continuamente con i miei pazienti di questo progetto e quindi cerco di ampliare anche il numero dei partecipanti al COEM grazie al mio lavoro, vedendo tante persone, e credo fermamente in questo progetto e credo che sia l'unica opportunità per noi italiani per cambiare qualcosa. Io la vedo proprio in grande, molto in grande. Noi ci siamo già visti, anche abbiamo avuto il piacere di vederla la scorsa volta sempre qui in Toscana, sempre su una conferenza così. In questi mesi ha notato delle differenze, ha sentito un po' crescere il movimento? Com'è? Sì, no, il movimento cresce in maniera esponenziale.
ormai non lo ferma nessuno, questo 200. No, perché non, quello che volevo sapere se era un'impressione nostra, perché noi abbiamo un modo di viverla in maniera dentro progetto così. E, proprio da sentire così, siccome tanti dicono che c'è l'immobilismo, che c'è un po' di cose, invece mi sembra che sia veramente... Sempre nuovi progetti, sempre continuamente, cioè praticamente in questo progetto ci sono, c'è tutto quello che dentro di noi sentiamo giusto che ci sia. Bellissimo. Ogni volta che leggo, mi informano i miei pazienti su qualcosa che scrive Maurizio, anche questa, veramente, sì. Mi ci riconosco in questo progetto, mi ci sento bene. Finalmente facciamo qualcosa per tutti noi, in armonia, una grande famiglia. Benissimo, la ringrazio tanto. Grazie a voi. Bene, adesso la seconda intervista invece all'autore del Salotto, Daniele Trubiano. Trubiano, autore del libro Il Salotto, già presentato da Maura in occasione del TG Coem. E cogliamo l'occasione per intervistarlo in diretta, se ci vuole dire qualcosa sul libro e sull'esperienza. L'esperienza in Coem nasce proprio grazie al libro Vole di Affanno, che mi ha permesso di conoscere Maurizio. Maurizio, quando ha letto il libro, mi ha fatto capire che aveva bisogno di me, ma non sapevo in che senso. Oggi, con il Salotto e con i post che scrivo sulle pagine Coem, su Telegram, ho capito che quello che voleva da me è che raccontassi l'amore. Grazie a Coem e a Maurizio, oggi posso dire quello che ho dentro, avendo il riscontro delle persone che leggono i miei post e capiscono finalmente quello che voglio dire. Bene, fatti vedere un po' il tuo libro, le tue cose, così. Il Salotto non è altro che il luogo di incontro dove un progetto che poteva sembrare utopistico e reale si sta materializzando grazie all'impegno di queste persone che credono veramente che questo mondo si possa cambiare. Benissimo, grazie a te. Bene, allora ringraziamo la dottoressa Stefania Pappini, ringraziamo Daniele Trubiano per la nuova intervista e per tutti e due. La dottoressa Pappini proprio il giorno del Giovane Lettore, invece Trubiano l'ha fatto la domenica. Veramente c'è stato, abbiamo avuto anche, tra l'altro che non ho nominato prima, anche Nicola Romania che ha fatto un bel intervento sulla Biofree Energy la domenica. Bene, cambiamo argomento. Abbiamo un ospite questa sera sull'argomento che è il nostro Ivan Zoccoli da Bologna. Ciao. Ben arrivato. Ben arrivato. Ciao. Però prima di parlare con te vorremmo introdurre un attimo l'argomento CTS, che è un argomento che fa un po' discutere, hanno mandato un po' di domande anche sul CTS, perché nonostante ne parliamo spesso, direi. Beh, intanto dobbiamo dire che Ivan è referente nazionale del comparto ottici, optometristi e contattologi. Ottici, optometristi e contattologi. Dopo ci spiegherà cosa vuol dire. No, era giusto per perché ottico, fino a ottico ci arrivo. Sull'optometrista dopo ci spiega. L'optometrista forse qualcosa, ma il contattologo è proprio zero, non so nulla. Quindi allora, ti teniamo qui con noi perché CTS riguarda te, perché sì. Tu appunto hai aperto il suo CTS. Di conseguenza facciamo le domande, quindi cominciamo un po', vuoi introdurre qualcosa o ti faccio già le domande? No, allora possiamo cominciare a dire una cosa, perché alla segreteria del Comitato Tecnico Scientifico abbiamo sviluppato una procedura che ha l'obiettivo di organizzare i vari comparti del Comitato Tecnico Scientifico. Quindi per tutte le persone che si vogliono proporre con un nuovo comitato tecnico scientifico, oppure dopo aver parlato con Maurizio o con Arnaldo Uccella, che è l'attuale presidente e coordinatore del comitato tecnico scientifico, e devono inviare una email a segreteria
chiocciola.cdscoem.org. Nel momento in cui arriva questa email, se siete già stati nominati referenti da Maurizio o da Arnaldo, si dovrà scrivere semplicemente: io sottoscritto, se dovessi ad esempio parlare io, scriverei: io ho sottoscritto Filippo Rossi, sono stato nominato in data quello che è referente per il comparto quello che sarà del Comitato Tecnico Scientifico da Maurizio Sarlo oppure da Arnaldo, attendo di ricevere la modulistica per poter aprire e avviare il comparto. Una volta che è stata accertata la conferma da parte di Maurizio o di Arnaldo per quanto riguarda la nomina del, come referente nazionale e internazionale del, di un comparto, a questo punto la segreteria vi inoltra una procedura che ha l'obiettivo proprio chiaro di accompagnarvi in tutti i passi necessari per l'avvio di un comparto. Per avviare un comparto sono necessarie fondamentalmente tre cose. La prima, con la sottoscrizione di un documento che dice conferma, io sottoscritto con tutti i miei dati, confermo di prendermi cura della referenza nazionale o internazionale di un determinato comparto. La seconda cosa da fare è la realizzazione di un PDF, di un documento semplice, che spieghi fondamentalmente tre cose. La prima, di che cosa si occuperà il comparto. La seconda, chi sono i referenti nazionali e internazionali, con anche un numero di riferimento telefonico, e la mail di riferimento del comparto che viene contestualmente creata nel momento in cui viene confermata la nomina. Questo documento sarà poi reso disponibile a tutti i referenti regionali dei club sociali e a tutti i referenti provinciali dei club sociali in una cartella condivisa dove vengono appunto inseriti in ordine alfabetico tutti i vari comparti e la descrizione di, del tema, dell'argomento di ogni singolo comparto. La terza cosa che è importante fare poi è incominciare a sviluppare la struttura a livello regionale, provinciale e comunale del proprio comparto, e questo lo si può fare un po' contattando i referenti regionali e provinciali dei club sociali per farsi dare un aiuto, per presentarsi magari quando ci sono gli incontri, presentare il proprio comparto, e tutto questo con ovviamente calma, tranquillità, che in alcuni casi sembra che ci sia un po' la corsa allo sviluppo della struttura, ma qui non c'è da correre da nessuna parte, quindi con molta calma si va poi a sviluppare tutta la struttura all'interno del territorio italiano, ripeto, sempre creando dei referenti regionali, dei referenti provinciali e poi dei referenti comunali. Questo, diciamo, è proprio la procedura rossella per poter avviare un comparto, procedura che ad esempio ha seguito anche Ivan con il suo comparto. Poi io vado avanti, che rispondo un po' di punti vediamo che magari mi rispondi già prima, sì, delle facce. Così faccio un discorso un po' lineare, no? Allora, c'è una regolina. Nel momento in cui una persona decide di far parte di un comparto, di un comitato tecnico scientifico, dovrebbe in quel momento subito segnalare al proprio referente, quindi ad esempio se parliamo di un capitano, di un ospite di salotto, di un PO, dovrebbe segnalarlo subito al suo capitano. Se parliamo di un capitano, dovrebbe segnalarlo al referente comunale. Se di un referente comunale al provinciale, se di un provinciale ovviamente al suo referente regionale. Quindi si segnala innanzitutto il desiderio di passare a un comparto di un comitato tecnico scientifico. A questo punto la persona, sottolineo la persona, non tutto il clan, la singola persona, a questo punto diventa parte del comitato tecnico scientifico in cui ha scelto di accedere, con la referenza regionale, provinciale, comunale o quello che è. Qui è importante perché, Rossella, c'è un fenomeno che non è proprio il massimo, nel senso che non è ciò che si vorrebbe che accadesse. Che cosa sta succedendo? Che, ad esempio, un capitano che decide di spostarsi in un comparto di un comitato tecnico scientifico, chissà perché si porta dietro tutti gli ospiti di salotto e praticamente viene eliminato il salotto del club sociale precedente.
Allora ragazzi, un comitato tecnico scientifico non è fatto da clan sociali, ma è fatto possibilmente, quindi è una regola generale che si dovrebbe applicare, da persone che hanno delle competenze specifiche per il comparto verso cui si comparto dove si arriva in pratica, no? Cioè il comparto degli ingegneri oppure degli idraulici, come dice sempre Maurizio, dovrebbe essere costituito da salotti, possibilmente con persone che sono idraulici nel caso degli idraulici, elettricisti nel caso degli elettricisti, oppure ingegneri nel caso degli ingegneri. Non il mio club sociale che magari ha la nonna, la zia, l'amico, il fratello, la sorella, che passa da tutto quanto compatto a un clan di un comitato tecnico scientifico. Perché? Perché il comitato tecnico scientifico, i vari comparti, hanno il compito, e qui anche apriamo subito una parentesi, non tanto di presentare un progetto, ma di certificare che persone con una determinata competenza hanno la competenza e rispondono alle regole, quindi etica, altruismo, buona comunicazione, eccetera, eccetera, qualità e quant'altro, che il progetto Mondo Migliore ovviamente ha come principi fondanti. Quindi un comparto del Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di certificare professionisti che in quell'ambito, in quel settore, operano e lavorano con le qualità previste dal progetto Mondo Migliore di COEM. Non ha il compito di portare con sé tutto il clan sociale, di portarlo via e semplicemente faccio uno switch, prima ero clan sociale, adesso tutte le persone sono lì, perché probabilmente in quel clan su 11 persone forse c'è solo il capitano che è ingegnere e gli altri sono amici e fratelli. Però qui ti blocco un attimo, ti blocco un attimo, dimmi. Perché questa cosa, io sono pienamente d'accordo con questo, però Maurizio a molti dice ma sì, potete anche, perché c'è l'eccezione. Ecco, c'è l'eccezione, attenzione signori, però l'eccezione non deve, si suol dire, deve confermare la regola, non deve diventare la regola. Allora cosa si intende quando indichiamo l'eccezione? Che la regola dice che in una persona che apre un CLEM, comitato tecnico scientifico, dovrebbe avere possibilmente persone, colleghi che aderiscono a quel comparto e hanno competenze specifiche per quel comparto. Se però non si riesce a trovare persone che abbiano competenze specifiche in quel comparto, allora, ripeto, però è secondario, non è il punto di partenza, allora possono aderire a quel comparto anche amici, parenti, familiari. Quindi, ripeto, non è la regola questa. Questo è il punto eventualmente di arrivo. Facciamo un esempio molto semplice e banale. Se noi prendiamo un paese di 1500 abitanti, è difficile che riusciamo a trovare 11 idraulici, perché probabilmente non lavorerebbe nessuno in quel paese, no? Allora, in quel caso è chiaro che una persona che diventa idraulico di un comparto, quindi del comitato tecnico scientifico, apre il suo clan, probabilmente avrà uno, forse due colleghi se ci sono, e gli altri sono amici e parenti. Non è però questa la regola principale. Ora, quando dico queste cose, non vorrei sembrare imperativo o come qualcuno mi osa ogni tanto definire bacchettone, perché non è questa l'idea. Stiamo semplicemente cercando di definire una regola. Questo perché? Perché si sta un po' verificando, per motivi più disparati, che c'è una transumanza dai clan sociali ai clan del Comitato Tecnico Scientifico, e non è ciò che vorremmo. Vorremmo invece coinvolgere altre persone, coinvolgere competenze tecniche, eccetera, eccetera. Anche qui non è che dobbiamo fare un clan del Comitato Tecnico Scientifico e dobbiamo chiuderlo con 11 persone in 3 giorni. Possiamo farlo in ben 3 mesi. Quindi c'è tutto il tempo per cercare qualche collega, condividere il progetto che ognuno di noi ha scelto di seguire e quindi cercare di coinvolgere altri colleghi all'interno del proprio clan, cercando di lasciare per quanto possibile il clan sociale lì dov'è, non portando tutto il clan sociale con sé, a meno che, lo ripeto, non ci sia tutto il clan sociale che a tutti i costi vuole restare insieme, unito, eccetera, eccetera, eccetera. E allora, per carità del cielo, va bene anche così, ma non è questo ciò che si vorrebbe che
accadesse. Appunto, okay. Anche perché i CTS, i CLEM CTS sono nati per duplicarci. Quindi chi fa così vuol dire che non ha capito o non segue quello che ci ha chiesto Maurizio. Assolutamente. Ecco, perché quando sono nate l'idea di fare i CTS con le competenze, i certificatori, dovevamo fare una struttura, chiamiamola, pari a quella che c'era già dei CLEM sociali. Invece qui, coi passaggi, sono gli stessi CLEM, siamo nello stesso progetto, sono gli stessi CLEM che si spostano di qua e di là. Non è questo che si voleva e che Maurizio si aspettava da noi. Allora, anche qui mi permetto di intervenire, sempre perché richiamo un po' le parole di Maurizio. È normale che stia succedendo un po' questo, perché si interpreta veramente molto il desiderio da parte di tutti di rendersi utili, quindi di passare al CLEM dei CTS in qualche modo per portare la propria competenza professionale, quindi questo è veramente molto molto positivo. Tuttavia l'idea è quella di coinvolgere, senza fare le corse, lo ripeto, ma di coinvolgere, quindi cerchiamo di fare attenzione a non fare questi spostamenti un po' azzardati e strani. Ultima cosa che voglio aggiungere sul comitato tecnico scientifico, anche qui attenzione, noi stiamo facendo un progetto epocale con le risorse che abbiamo a disposizione, con tantissimi volontari, come ce ne sono anche qui questa sera, e come lo è il sottoscritto, e quindi se dovesse succedere che qualcuno fa una richiesta per un nuovo comparto, eccetera, eccetera, non riceve subito l'avvio del comparto, non riceve subito la risposta con la mail, eccetera, 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 veramente un po' di pazienza e piano piano tutte le cose vanno a buon fine, perché nel nostro progetto ci sono delle priorità che ognuno di noi, per il ruolo che ha, seppur volontario, deve seguire, e quindi veramente stiamo tranquilli che piano piano tutti avranno la possibilità di vedersi realizzati nel loro desiderio. Ti faccio due domande veloci perché il tempo stringe, abbiamo tanti argomenti. Allora, un CLEM sociale, unico CLEM di quel comune, può passare al CTS? Allora, di nuovo, se in quel CLEM sociale ci sono diverse competenze tecniche tali per cui si giustifica, è significativo, ha senso che tutti passino al comparto scelto, non so, idraulici per esempio di prima, ha senso che tutti si spostino. Se invece c'è un solo CLEM sociale in un paese e c'è una di queste persone, magari il capitano stesso, che in quel caso è anche referente comunale, no? Appunto. Che vuole passare a un CLEM CTS, quella persona passerà al CLEM CTS, ma il CLEM deve possibilmente restare lì. Devono essere almeno due i CLEM perché uno possa passare al CTS, perché, sì, l'idea è perché non c'è la copertura territoriale. Si forma il secondo CLEM. Appunto, perché perdiamo in un certo senso, bravissimo, la copertura territoriale. Lui passa, lui si può, anche uno o due ospiti se li porta, però deve lasciare il CLEM sociale per la copertura territoriale. Sì, io aggiungo una cosa importante, vi faccio un esempio, no? Nel mio CLEM c'è una persona che è diventato referente nazionale, tra l'altro mi permetto di sottolinearlo perché lo conosco ed è anche un amico, parliamo del professor Amato Maria Bernabei, e lui è diventato, ha preso adesso l'incarico come referente nazionale nel comparto cultura letteraria. Allora lì è stato molto bello perché innanzitutto è venuto, si è presentato, ha scelto di spostarsi da solo ha fondato il suo CLEM, ha fatto una presentazione a suo modo a una ventina di amici, e la cosa naturale è stata che, proprio perché era felice, congruo, con le idee molto chiare, che queste 20 persone sono tutte diventate persone che hanno creato un CLEM sociale e un CLEM del CTS letterario, cultura letteraria. Cioè, quello che vi voglio dire è: promuoviamo che le persone diventino capitani, che prendano responsabilità, mi permetto di dire una parola in più, che ci mettano la faccia. Oggi non siamo più nel tempo in cui dobbiamo fare piano piano, un po' in silenzio, e arrivare al nostro obiettivo. Oggi è arrivato il tempo, lo vediamo anche con i blog che poi riprendiamo come tema, di metterci veramente la faccia, perché ci crediamo in questo progetto. Io non giro tanto l'Italia, ma ricevo tante telefonate e vi garantisco che in tutte le persone che mi chiamano c'è veramente un grandissimo desiderio nel mettersi in gioco. E Filippo, io ho un'altra domanda, domanda. Lo so che mi dilungo. Eh sì, ti stai dilungando. Abbiamo lasciato Maurizio a casa. No, ma non vengo mai a appunto, ti appunto, la volta no. Che vengo parlo. Allora,
adesso me l'ho persa. Intanto il CTS ha lo stesso diciamo il compito di fare il suo salotto, di fare il suo incontro, di seguire... Assolutamente, ecco, sì. Non è che un CTS non fa quello che fa il club sociale, no. Ricordiamolo alle persone. Ogni referente, che compresi gli internazionali e nazionali, di un comparto CTS, qualsiasi esso sia, hanno il compito entro 3 mesi di costruire il proprio club, tutti. Nessuno escluso, al pari dei referenti provinciali e regionali dei club sociali, anche i referenti dei vari comparti CTS devono fare il loro club. Anche qui nella procedura c'è addirittura scritto che se questo non dovesse accadere potrebbe anche essere che viene richiamato il comparto, perché non c'è linearità nel progetto. Se tu fai un club CTS, e cioè se tu apri un comparto CTS e non sviluppi il tuo salotto, non vivi la vita del nostro progetto, è una contraddizione di senso. Certo, comunque in ogni caso, come si diceva, ai club sociali anche con 3 persone intanto il salotto si ma fa. Assolutamente, ecco, sì. A questo punto mi collego con un'altra domanda, perché è arrivata la domanda. Chi apre un comparto CTS può ritornare dopo nel club sociale? Se allora, se. E anche qui c'è una risposta di buon senso. Che cosa significa? Significa che di fatto nessuno te lo impedisce, partiamo da questo presupposto. Perché? Perché i CLEM sono circoli locali, etici, mondo migliore, autonomi, indipendenti, non seguono degli obblighi specifici, seppur seguono una sorta di regolamento che il fondatore del progetto ha voluto stilare ed è presente all'interno del sito. Ora, cosa vuol dire regola di buonsenso? Che la trottolina amorosa non piace mai a nessuno. Cosa significa? Che non è che oggi decidi di fare il CLEM CTS A, poi CTS B, poi però torno al CLEM sociale, poi però torno e faccio un altro CTS, cioè queste cose... Diciamo che forse non hanno le idee chiare? Diciamo che sicuramente non hanno le idee chiare, ma in quanto a questo io veramente chiedo a tutti, perché arrivano alla segreteria del Comitato Tecnico Scientifico anche delle, definiamo le proposte indecenti, sì. Allora, prima di scegliere di passare ad un comparto del Comitato Tecnico Scientifico, pensateci bene, perché richiede una responsabilità ben precisa, quella di avere conoscenza e competenza, di certificare, richiede che all'interno di quel comparto ci sia gruppo, ci sia relazione, e in un certo senso un po' anche una sorta di doppio lavoro rispetto ai club sociali, perché oltre a fare club sociale devi anche occuparti di certificare all'interno di un ambito. Ma queste quindi, cose ce le facciamo dire da Ivan, visto che lui ha aperto il suo CTS, e di conseguenza così lo facciamo parlare, che ti abbiamo fatto accomodare, ma era giusto introdurre l'argomento perché sta creando sempre dubbi e domande, e quindi speriamo che una volta per tutte si siano chiarite. Quindi tu, Ivan, ottico, optometrista e contattologo. Adesso ci spieghi allora. Allora, sono tre professioni che si uniscono perfettamente. L'ottico è colui che studia la scienza della visione e quindi fa i controlli visivi entro determinati limiti imposti comunque dalla legge. L'optometrista è un laureato in scienza della visione e il contattologo invece è colui che si occupa di tutta la branca della lente a contatto, non solo la lente a contatto che possiamo trovare in qualunque negozio per capirci, ma soprattutto sulla lente a contatto su progettazione. È lì forse la vera magia, la vera differenza, perché andando nell'infinitesimale, perché ragioniamo addirittura su micron, un micron di differenza tra una lente e un'altra è completamente una lente a contatto diversa. Quindi con appoggi diversi, comfort diversi, visioni diverse, curvature diverse, quindi forse è un po' lì, è un po' il mio settore tra l'altro, è un po' lì dove c'è veramente la magia del risolvere una difficoltà visiva a una persona con un ausilio fatto su misura. Quindi questo è il tuo lavoro? Sì. Tu da anni ti occupi di questo? Sono 25 anni che faccio questo lavoro. Quindi le competenze ci sono tutte? Sì, spero. E come ti è nata l'idea di dedicarti, di fare, di
fare il CTS sulla... Ma dunque, è nata da una riflessione, sostanzialmente mancava allo stato attuale un comparto che si occupasse della prevenzione visiva. Questo è ciò che è stato un po' il leitmotiv della decisione. Si è parlato, ad esempio, abbiamo un comparto che è quello dell'ipovisione, abbiamo il comparto dell'espansione multisensoriale, come diceva Filippo. Sono tutti comparti dove andiamo a lavorare quando abbiamo già una cosa quantomeno conclamata e quindi andiamo a lavorarci sopra. La fase preventiva invece mancava allo stato attuale, quindi è stata un po' questo la lampadina, la scintilla che mi ha fatto decidere di propormi per questo settore e cercare di dare a disposizione quella che credo e spero sia le mie competenze a favore di tutti quanti, ecco, di questo progetto meraviglioso. Tra l'altro tu, Ivan, sei stato nominato da poco, sì, quindi sì. Adesso stai cominciando a costruire il tuo, sì, gruppo. Sì. Stiamo iniziando a creare, abbiamo già un paio di regionali, altre 4 persone in valutazione, diciamo così, e bella cosa, si stanno avvicinando tantissimi colleghi incuriositi dal progetto, addirittura 2 hanno partecipato all'evento di Bologna e si sono pronunciati incuriositi tantissimo, vogliono saperne di più e probabilmente uno di questi addirittura potrebbe essere uno dei regionali. Ah, benissimo, benissimo. Tu hai seguito l'iter che ha detto prima Filippo, cioè quando tu hai deciso, sì, di aprire questo comparto, sì, hai avvertito Tuari vice... al momento vice internazionale con Domenico Pellegrino sull'ipovisione. Ah, su CTS, ok, tu eri già in un altro CTS. Ero già in un altro, sì, CTS. Sì. Ma allora, quando tu sei passato invece dai clan sociali al CTS, sì, eri vice della vice provinciale di Bologna. Di Bologna. Sì. Hai avvertito la tua provinciale di Bologna che avevi intenzione di aprire il CTS? Sì, ne abbiamo parlato, è stata fatta la cosa in modo gerarchico e più corretto possibile. Ecco, quindi mi sono confrontato con la provinciale che al tempo era Nicoletta Poli e il segretario Angelo Maria Zanotti, ho spiegato di questa, secondo me, necessità di dare questa opportunità in più al progetto. Abbiamo parlato con la nostra regionale Adima Mauro e abbiamo seguito tutta la procedura mandando alla mail la proposta dicendo sono disponibile, mando il mio curriculum con tutte le referenze eccetera, se sono ritenuto idoneo di far parte di un CTS e portare avanti questo tipo di discorso, bene, sono a vostra disposizione. La mia domanda era mirata perché appunto tanti aprono il loro CTS, come diceva Filippo, non comunicano l'intenzione di aprirlo al proprio diciamo provinciale, proprio diciamo referente del clan, certo, sociale, e tantomeno lo fanno anche dopo, perché è vero che ha detto Filippo che dopo il referente del sociale lo va a ritrovare in quella cartella, in quel file, sì, però è anche vero che se lo sapesse direttamente dal quello che era un suo capitano, un suo referente, diciamo è meglio, questa è la collaborazione, sì, che ci deve, ecco, essere, facciamo parte dello stesso progetto. Guarda, non dimentichiamoci che una delle regole base è la buona comunicazione. Ecco, la buona comunicazione. Allora, quindi ricordiamolo. Ti dirò di più, Rossella, ti dirò di più che così ci facciamo anche una risata, no? Mm-hmm. Che ci sono addirittura delle persone che si inventano un comparto del comitato tecnico scientifico, non lo comunicano a nessuno e vanno dai referenti regionali e provinciali a dire ciao, io sono referente di questo comparto, piccolo particolare, non lo sa nessuno. Quindi accadono anche cose di questo, sì, tipo. Ma allora, fantasia. Per questo ti dico solo una cosa, che nei prossimi giorni, comunque entro venerdì, aggiorneremo la pagina del comitato tecnico scientifico con l'inserimento non solo dei nuovi comparti, ma addirittura anche dei nomi dei referenti internazionali e nazionali laddove presenti. Entro venerdì ci sarà questo giorno. Ok, quindi tu adesso stai sviluppando, sì, hai già un regionale? Hai già trovato? Abbiamo già un regionale nominato sulla Toscana, che è la Laura Fabbri. Ah.
entusiasta, una bellissima energia, una professionista seria, soprattutto perché in questo mi allaccio a Filippo, forse in questo sono un po' bacchettone anch'io, sono un po' pignolo, condivido, perché condivido. La nostra è una professione veramente molto molto importante, sì, è delicata, non si gioca, bisogna saperlo fare. Esatto. Quindi a questo punto, grazie adesso anche all'incontro, appunto questo spazio che diamo noi nel nostro TGCOIM ai vari CTS che invitiamo appunto a venire a parlare del proprio CTS, questa sera è stata la grazie. Volta di Ivan, che ci fa molto piacere perché è anche qui con la sua novella sposa, con Stefania, che anche lei fa parte di un CTS, vero? Sì, lei è la regionale Emilia Romagna per il CTS Relazioni Sociali. Ah, quindi abbiamo un altro CTS in famiglia, due CTS in famiglia, benissimo. E noi ti ringraziamo per essere grazie stato qui con noi, adesso grazie appunto tutta Italia, tutti qua, quanti siamo collegati? 1150 persone l'hanno sentito, tu ti eri già presentato anche in Facebook e nei vari canali, ma adesso la ti hanno visto tutti, quindi approfitto un secondo certo. velocissimo per le eventuali candidature, chi volesse, per dare la mail del comparto, che è otticioptometristi@ctscoem.org. Grazie. Bene, comunque la trovano anche nel sito. Sì. Quindi ecco, se eventualmente non avete fatto tempo a scrivere nel sito del COAM. Il suo è un claim nuovo, quindi lo non è ancora nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni. Bene, allora ti ringraziamo e passiamo grazie. Grazie di essere venuto qui con noi. Grazie. Ciao Ivan, grazie. Ciao. Quindi passiamo all'altro argomento. Altro argomento, Noisy Group. Parli sempre tu. questa sera hai preso il posto di Maurizio. Sarò breve, bravo, benissimo. Allora, dai, sono nato il visto che ci siamo dilungati. 1970. No, nel CTS ci siamo dilungati perché era giusto. Perché nel Noisy Group saremo veloci. Ecco, allora, nel Noisy Group siamo veloci. Allora, Noisy Group, spieghiamo bene, ribadiamo. Sì. Ribadiamo di che cosa, spieghiamo bene e dettagliamo di che cosa si tratta. Allora, in questo momento, in questa fase, Noisy Group è un portale di incontro. Cosa vuol dire? Che è un luogo virtuale all'interno del quale si incontrano aziende e internauti, cioè tutti coloro che praticamente navigano all'interno del progetto. Scusate la risata per il rumore, ma tra poco capirete perché. Anzi, possiamo allargare l'inquadratura e far vedere il cigolio. Il cigolio era dovuto a qualcosa. Ecco qua, questo è il motivo per cui si sentiva il cigolio poco fa. Abbiamo fatto una sostituzione veloce. Allora, stavo dicendo, Noisy Group è un portale di incontro tra aziende di qualsiasi natura, professionisti e artigiani, che hanno il desiderio, hanno un know-how di qualità. Cosa vuol dire? Che sono delle realtà che operano seguendo i principi del nostro progetto, in modo etico, con qualità, in modo altruistico, quindi rispetto nei confronti dei dipendenti, dei lavoratori, delle ore di lavoro e quant'altro. Quindi Noisy Group, sì, possiamo mandare anche la slide della regia. Come potete vedere è il più grande gruppo di incontro etico e solidale. Questo è il lancio e anche una provocazione, se volete, positiva, che il progetto di COEM lancia all'interno del mondo della produttività e dell'economia. Poi che cosa succede? Che appena saremo pronti a partire con le altre fasi del progetto, quindi partirà la CARD, partiranno i comitati tecnico-scientifici, riusciranno ad organizzarsi sempre meglio, eccetera, il portale verrà probabilmente preso in gestione da un'azienda collegata alle famose realtà che finanzieranno, partner che finanzieranno il nostro progetto, e diventerà gratuitamente per tutti una piattaforma di e-commerce, ma soprattutto diventerà uno punto di riferimento proprio per la qualità. Cioè ogni azienda avrà la possibilità di essere valutata dai comparti del comitato tecnico scientifico, che hanno ovviamente competenza, e riceverà un punteggio di qualità, cioè un punteggio che andrà da 0, 1, 2 o 3 stelle,
che corrisponderanno al massimo 3 stelle della qualità e quindi di rispetto dei valori del progetto, oppure 0 stelle perché probabilmente non acquistano prodotti biologici, non lavorano in modo altruistico e quant'altro. Quindi ci sarà proprio una valutazione e tutti coloro che desiderano fare acquisti potranno entrare nel portale e vedere innanzitutto questo tipo di valutazione. Poi ci sarà un altro tipo di valutazione che invece sarà una valutazione di gradimento sociale, cioè tutte le persone che faranno acquisto presso le aziende potranno entrare e all'interno del portale dare un punteggio, come si fa anche oggi per altri servizi simili, e di conseguenza avremo sia una valutazione di qualità e di gradimento dal punto di vista di chi frequenta o acquista prodotti, quindi da parte del consumatore, e da parte invece del comitato tecnico scientifico una valutazione di competenza e di appunto qualità. Io però ti faccio due domande importanti. Sì. Quella famosa lettera che doveva arrivare ad ogni ospite dei salotti non è arrivata. Manderemo nei prossimi giorni. No, mm-hmm. Ci dici quando? Non è arrivata perché abbiamo dovuto attendere la conferma sul testo, soprattutto da parte dei legali che ci stanno seguendo e accompagnando in tutto. Quindi nei prossimi giorni, credo già tra domani e dopodomani, arriverà a tutti la lettera, dove, come vedrete, potrete in modo molto semplice portare questa lettera alle aziende, alle realtà, ai professionisti e agli artigiani che conoscete e presentare il nostro progetto. Ecco, non attendetevi di trovare tutte le indicazioni relative alla card, eccetera, eccetera, perché in questa fase questo aspetto non viene specificato, perché sarà una cosa di cui si occuperà successivamente il partner che si prenderà cura di sviluppare questo come si dice, questo portale, no? Che diventerà, come vi dicevo, un portale di e-commerce. Qui aggiungo solo una nota, perché ogni tanto arriva qualche domandina: ma le aziende che si iscrivono al portale di Noisy Group devono ricevere un POS specifico? No, la carta sarà una carta che verrà utilizzata nei circuiti classici, quindi Visa, Mastercard, questi circuiti. Quindi le aziende avranno semplicemente il loro POS così come ce l'hanno oggi e lì potranno vedere arrivare le persone che aderiscono ai clan sociali con questa carta e potranno semplicemente fare i loro acquisti in un modo classico, semplice, senza dover fare assolutamente nulla. Poi, man mano che passeranno i mesi, sempre di più si chiederà alle persone di scegliere di fare acquisti di qualità, cioè di scegliere di fare acquisti all'interno delle aziende che saranno presenti all'interno del portale, ma non sarà una cosa esclusiva, cioè non è che dovrai fare acquisti solo lì. All'inizio si potranno fare un po' dappertutto, poi si potranno fare possibilmente rivolti verso le aziende che aderiscono al progetto, ma di nuovo perché? Perché sono aziende che hanno una, tra virgolette, certificazione di qualità e quindi io gradisco fare acquisti presso qualcuno che mi fa mangiare bene e che mi dà un prodotto che sia fatto in modo corretto. Dove vedremo più stelline anche tra l'altro. Dove vedremo più stelline, assolutamente. Però mi segnalano che le persone che si stanno iscrivendo adesso a questo portale hanno delle difficoltà, o non si vedono arrivare la mail di richiesta, oppure non si vedono inserire e non si ritrovano dopo quando vanno a vedere. Allora, in merito a questo vi devo dire che la settimana scorsa, tra un attimo, anzi possiamo vedere subito se la regia ci dà la possibilità di vedere il grafico, eccolo. In questo grafico potete innanzitutto vedere, suddiviso per regione, le aziende che per ora si sono iscritte nel portale. Sono in totale 617, questo credo sia il dato aggiornato a ieri, no? 2 luglio. E abbiamo praticamente nel Veneto 73, Toscana 79, Piemonte 91, sono un po' le regioni leader in questo momento, alcune regioni con 4 in Molise, Valle d'Aosta piccolina 3, o Basilicata, anche questa è una regione magari piccolina, 4. Comunque, attenzione, non c'è fretta, non c'è corsa, spieghiamo bene le cose alle aziende, agli artigiani, eccetera, che desiderano far parte di questo portale. Allora, la settimana scorsa c'erano 38 aziende che di fatto non avevano ancora dato la conferma di verifica dei propri dati. Bene, dovete sapere che su 38 aziende c'erano 27 aziende che avevano inserito la mail in modo non corretto. Esempio,
abcd@gmail.it, che non esiste, oppure hotmail.net, che non esiste. Quindi succedono questo tipo di errori, oppure nomi di dominio, @dominio.itcom, quello che è, scorretti, cioè mancava una lettera, eccetera. Allora, lì dove abbiamo potuto intervenire, siamo intervenuti. Adesso però abbiamo deciso di fare una cosa di questo tipo. Siccome quando voi vi iscrivete e vi arriva praticamente in tempo reale la mail di conferma, se entro 3 giorni, perché 3 giorni? Perché magari qualche azienda si iscrive il venerdì, allora abbiamo detto attendiamo sabato e domenica e diamo tempo lunedì, quindi se entro 3 giorni non date la conferma nella vostra email, che in molti casi va a finire nel contenitore dello spam, quindi cercate questo tipo di questo contenitore, soprattutto per chi ha Gmail, eccetera. Se entro 3 giorni non viene data conferma, viene automaticamente eliminata la vostra iscrizione e quindi potete rifarla. Se la dovete rifare è perché avete inserito molto probabilmente un'email sbagliata. Perché dico questo? Perché nel momento in cui voi seguite tutta la procedura di iscrizione, inserite tutti i documenti come richiesto, flegate in modo corretto perché sennò non andate avanti, l'unico possibile errore è nella mail. O mettete un'email di riferimento sbagliata, quindi non vi arriverà mai la mail di conferma, oppure vi andate a finire nello spam. Vi dico questo perché nel software di gestione della piattaforma c'è un sistema di controllo che verifica se le email sono andate a finire in, sono sbagliate, non sono corrette, e quindi noi abbiamo la segnalazione. Per cui dalla prossima, dai prossimi giorni, già da domani, dopodomani, se qualcuno aveva fatto l'iscrizione e non gli era arrivata ancora la mail di conferma, può tranquillamente rifarla perché la sua iscrizione è stata cancellata in quanto non autorizzata con la conferma della mail di ricevimento. Perfetto, benissimo, hai risposto alle domande che mi stanno facendo in questi giorni. Grazie. Perfetto. Filippo, direi che possiamo cambiare argomento. C'è forse ancora una cosa importante da dire, ma giusto per, sono alcuni temi che non sono magari presenti all'interno della lista, cioè ci sono alcune categorie non ancora presenti all'interno della lista all'interno della quale inquadrarsi. Non preoccupatevi, scegliete la categoria più vicina al vostro settore e poi piano piano verranno aggiornati, inseriti anche i temi nuovi, potrete entrare nel vostro back office e aggiornare la categoria. Questo perché arrivano delle mail di richiesta, ma la mia categoria non c'è. Non ti preoccupare, li inseriremo piano piano e potrete modificarli in seconda battuta. Hai anticipato un'altra domanda che volevo farti. Perfetto, bravissimo. Grazie. Bene, cambiamo argomento. Passiamo al Corriere Quotidiano e più precisamente al blog del CQ24. Perfetto. Siamo partiti. Che ci vuoi dire, Valentino? Abbiamo un collegamento con... Scusa, ho sbagliato l'ordine, perdonami. No, l'argomento successivo, non per niente c'è qui Luca con noi, che abbiamo sentito il cigolio, l'argomento successivo è piattaforma e multimedialità. Sei un po' Maurizio, hai cambiato la scaletta allora. Volevo cambiarla ma non me l'ha permesso Valentino. Beh, io do i numeri, no, quindi 1 e 2 avrei finito, siamo a posto, va bene così. Dai, vogliamo vedere i numeri. Vediamo subito, se la regia mi aiuta, vediamo subito quelli che sono i numeri, che sono le info dal DB Manager. Eccoli qua, allora intanto facciamo una carrellata molto veloce, tanto ci mettiamo 2 secondi. Ricordiamo le anagrafiche per i capitani per andare ad iscrivere i loro PO. Il CREM personale, dove possono andare a vedere le loro persone ospiti, qui possono fare una ricerca per CREM, qui per nome, cognome, ruolo o qualche altra informazione che eventualmente può essere richiesta. Importante direi che è quella testina verde, perché effettivamente su quella testina verde, cliccando lì, possiamo andare a trovare tutti i referenti comune per comune, provincia per provincia, regione per regione e anche i nazionali. Quindi quando cercate il referente di un qualsiasi comune, invece di star lì a chiederlo sempre in chat eccetera, andate qui e lo trovate in maniera molto più rapida. Poi abbiamo gli eventi, dove andiamo ad inserire i nostri salotti o eventi di carattere nazionale e internazionale, e poi c'è un bel tasto che abbiamo aggiunto, motivo per cui volevamo un po' informare sia i regionali che i provinciali e tutti i referenti. Se andate a cliccare lì abbiamo delle bellissime statistiche praticamente automatiche che si aggiornano in tempo reale. Per cui andiamo a vedere un po' le statistiche di carattere nazionale.
e quindi cliccando lì vi si aprirà un'altra schermata, vi porterà ad uno step che vi dice tutte le statistiche e i numeri del nostro DB Manager, ovviamente per area di competenza. Questi sono i numeri nazionali, possiamo andare a vedere che siamo praticamente 80.086 persone ospiti attive, questo è in data di ieri perché ovviamente per comodità abbiamo fatto due slide, quindi non ce l'abbiamo puntuale, più i claim totali che sono i capitani, abbiamo superato le 90.000 persone iscritte al nostro DB Manager. Bene. E credo che sia un buon risultato. Vediamo la media delle persone ospiti per ogni claim e vediamo anche un altro dato che è interessante, che è i comuni senza claim. In questo momento sono 3.421, qui ci ricolleghiamo un po' al discorso che facevate prima, chi al CTS si sposta eccetera, ricordiamo che uno dei primi obiettivi del progetto è quello di fare un claim per ogni comune, quindi non vorremmo certo andare a mancare l'obiettivo, benché Maurizio ha già detto si fa, si va, non c'è problema, ormai la massa critica in qualche modo c'è, per cui non è un problema. In ogni caso questo non deve far sì che venga meno quello che è il nostro impegno in questo progetto, col nostro passaparole e col fare quel ruolo di andare a trovare la persona per ogni comune. Quindi anche qui la media delle persone ospiti per ogni clam, i comuni senza clam, e attenzione perché questo numero è un dato un po' sfalsato perché è comprensivo della Serenissima Repubblica di San Marino. Serenissima, se no abbiamo Marco che poi ci tiene. Poi andiamo a vedere la distribuzione delle persone ospiti per ogni regione, che è un dato interessante. Ecco, qui quando passerete col mouse sopra le varie colonne vi verrà proprio fuori il numero delle persone che ci sono per ogni regione. Per esempio io conosco un po' meglio il Veneto, non so perché, so che qui siamo un po' oltre gli 11.000 persone in questa regione. Comunque passando sopra le potete vedere tutti. La distribuzione dei claim nelle regioni, quindi per esempio qua c'è un dato che fortunatamente ci è rimasto acceso, è quello che dicevo prima, passando sopra con il mouse, in Abruzzo sappiamo di avere 282 claim e così via per tutte le regioni. Ve lo andate a vedere con un po' di tranquillità, i referenti soprattutto. Altre statistiche in sviluppo, abbiamo la copertura del territorio che viene data in percentuale, quindi numero dei comuni coperti rispetto al numero complessivo dei comuni, che sono un po' meno di 8.000 perché adesso ne hanno accorpato un bel po', quindi siamo a 7.972. Poi abbiamo un altro dato che è quell'antenna ricetrasmittente che Maurizio ogni tanto fa riferimento, i residenti per clam, o meglio ogni 6.580 abitanti c'è un clam, significa che abbiamo una persona passaparola ogni 658 persone. Qui ovviamente è per comodità, è comprensivo di tutti, di minorenni e tutta una serie di... è proprio un dato di popolazione. E poi attenzione, dulcis in fundo, ma non così dulcis in fondo, abbiamo le donazioni del mese di aprile, del mese di maggio e del mese di giugno. Attenzione che questo dato è riferito a due particolari numeri. Uno è quello dei numeri dei clan che erano sul territorio nel mese di aprile, di maggio e di giugno, e la percentuale che sembra che sia in discesa perché vedi 74% maggio, 72% di giugno, in realtà non è proprio in discesa dal punto di vista della quantità perché abbiamo aumentato, incrementato ancora una volta il numero dei clam, e quindi però è un dato importante. Questo dato non ci dà un riferimento specifico riferito agli importi, se vogliamo dire così, del COEM, delle donazioni piuttosto che altro, ma ci dà anche un dato sulla diligenza e sulla correttezza del comportamento dei capitani, perché questi non sono i dati COEM, ma sono i dati che ogni capitano registra nel database ogni mese quando va a fare la donazione. Quindi se una persona di fatto possiamo dire fa la donazione ma non la registra, non compare, non abbiamo il dato, quindi è importante fare quelle quattro cose che ci ha chiesto Maurizio e di farle puntualmente, insomma non è che dobbiamo fare tante cose. Per il DB Manager è importante fare un passaggio ogni mesetto, si va a registrare quella donazione, io credo che uno si senta anche sereno, questo ci permette di avere una verifica statistica sul territorio da due punti di vista, quello della coerenza del comportamento dei clam e quello che in realtà poi magari è il COEM, però
noi non vogliamo criticare nessuno, però è giusto che abbiamo il dato per capire come ci stiamo muovendo. Sempre se la regia mi aiuta, chiedo sempre, ecco, regionali, che cosa vede? Quello che abbiamo visto finora è un dato di carattere nazionale, quindi è un dato che tendenzialmente ce l'abbiamo sotto mano noi al nazionale, mentre un regionale le statistiche le vede in discesa per, diciamo, per zona. Quindi abbiamo preso il Veneto perché per comodità ce l'abbiamo qui, e non è un segreto che qualcuno ne è orgoglioso, no? Quindi facciamo contento un po' anche Dante, che è regionale. Andiamo a vedere il Veneto, per esempio, persone attive 11.130, clam totali 1.262, media per clam, siamo nella media nazionale, clam senza capitano 1, e io qua devo fare un complimento, perché quando abbiamo un clam senza capitano significa che qualcuno nel DB Manager è riuscito a fare un po' un pasticcio, per cui lo invito a rivolgersi al proprio referente. Sapete che in ogni regione abbiamo una persona di riferimento che va a sistemare puntualmente quelle cose che magari non mi trovo in piattaforma, mi manca un dato, tutte queste cosettine qua. Queste persone hanno degli strumenti specifici idonei a poter fare questo tipo di operazione. Poi li andremo a vedere nell'ultima slide, per cui anche qui può vedere tutti quelli che sono i claim della regione. E un attimo di attesa, perché se sono tanti li deve estrapolare la DB Manager e fa la conta proprio in automatico, e qui possiamo andare a vedere appunto anche i claim che hanno il numero dei PO, e andiamo a vedere la completezza e come siamo messi. Se uno vuole fare un'analisi oppure anche semplicemente una telefonata a quel claim perché gli diamo una mano, insomma, a gestire la sua situazione, se gli manca un PO piuttosto che altro, insomma, siamo qui per aiutarci. Quindi ogni regionale può vedere tutta la sua regione, ogni provinciale può vedere tutti i dati. Lo vediamo poi la provincia, sì. Perché abbiamo fatto il passaggio anche per i provinciali, che sono solo 110, vero? Sì, 119 con la Repubblica di San Marino. Vedi, ecco, lo vedi che è preparata, perché ci sono 9 castelli. 9 castelli a San Marino, non abbiamo ancora i provinciali, però arriveranno. Sì, ma poi San Marino è un dato fine a se stesso. Ecco, no, sempre con la regia vorrei che mi aiutasse, perché abbiamo sempre dato un po' l'indicazione ad ogni claim di fare la propria mail. Certo. Se ci fossero, noi invece di andare ad utilizzare la mail personale per comunicazione e quant'altro, completando anche questo dato, ci piacerebbe che lo metteste, perché possiamo scrivere direttamente al claim, e il claim, la mail del claim ha una funzione specifica che viene letta solitamente dal capitano, da un vice capitano e da un segretario del claim, per cui questo ci permetterebbe di essere molto più sereni nel far sì che tutte le comunicazioni arrivino con una mail condivisa, perché se uno è in ferie magari c'è l'altro. Ecco, questo è un dato di fatto che facciamo un po' così, ricordiamo. Quindi continuiamo un attimino a vedere che cosa si vede nel Veneto, andiamo a vedere appunto anche i comuni, quindi abbiamo l'elenco dei comuni che non sono coperti, quindi ogni regione, ogni provincia si può concentrare, non facendo attenzione ai claim che già ci sono, ma cominciamo a portare il pensiero dove serve, quindi dove non c'è il claim. Se il pensiero crea, riteniamo sia utile spostare il pensiero in quella direzione. E poi anche qui un'altra chicca, sempre con un po' di caricamento, andiamo a vedere quello che abbiamo battezzato un po' come il semaforino. Ecco, quando andate a registrare le vostre donazioni, attivate il bollino verde. Quindi questo fa sì che il provinciale o regionale, nessuno magari vi faccia quella telefonata a promemoria, perché siete allineati e con quello che sono le funzioni o quelle che sono le azioni che deve fare un capitano. Quindi in maniera molto veloce si può scorrere l'elenco dei claim, perdonami, e sulla destra andiamo a vedere i famosi 3 mesi che chiedeva Maurizio. Quindi tutto questo è già operativo, abbiamo messo in via di sviluppo perché stiamo implementando anche gli altri dati che stanno arrivando. Posso farti una domanda? Cosa vuol dire donazione parziale giallo? Donazione parziale giallo è perché c'era una comunicazione errata del tipo io ho 7 PO, quindi faccio una donazione di 7 euro anziché 10, perché c'era anche chi interpretava, perché giustamente, no, raccolgo il PO, raccolgo il mio euro dalle mie persone ospiti, okay. E quindi in realtà sappiamo benissimo che andare a completare il claim è un impegno del capitano, e quindi di fatto fa i conti con se stesso, come su tutte le azioni che deve fare in questo progetto. Noi stiamo qui per un cambiamento, e quindi in tutti i modi spingiamo verso questo tipo di cambiamento.
sempre con le slide, perdonatemi, io sono bellissimo ma mi servono le slide, quindi una bugia l'abbiamo già detta per stasera, no? Quindi distribuzione anche delle persone ospiti nella regione, quindi il regionale può andare a vedere anche l'implementazione delle persone per ogni provincia della sua regione. Io credo che sia un dato interessante anche questo, questi sono i dati a ieri ovviamente, e quindi la distribuzione ovviamente anche di CLEM sempre per provincia, quindi la regione può andare a visualizzare tutto questo territorio. Mentre dal punto di vista dei provinciali, come diceva prima Filippo che mi stava un po' anticipando, ecco che i provinciali hanno le stesse identiche possibilità di visualizzare nel loro entrando come provinciali nel DB Manager, e quindi riescono a vedere quelli che sono le persone IPO attivi nella loro provincia e suddivise addirittura per comune. Passando sopra si vede un po' il tutto. Io vorrei poi alla fine mandare un ringraziamento a queste persone. Ricordiamo che le mail di riferimento per l'assistenza, per un aiuto per ogni regione sono apostrofate con dbm. Il nome della regione @coin.net. Qua ci sono le persone, ognuno che segue la propria regione, e un grazie particolare a Paolo Nasato che alla fine coordina tutte queste persone nell'attività dei numeri del DB Manager. E io vi ringrazio perché avrei terminato. Grazie, quante belle novità. Qua dobbiamo invitare i segretari provinciali, regionali a utilizzare lo strumento e seguire sempre di più. Non sempre di più. Allora, farlo. Mi piacerebbe fare una prova, adesso vediamo a Pordenone. Questi dati ce li avete, non dovrete più chiederli a noi, quindi per le slide dell'Humanist Tour sono in grado di compilarsele esattamente da soli, avendo il dato, o addirittura possono eventualmente, io non lo farei online perché quando si fa un evento si rischia sempre un po', però semplicemente tirando giù la schermata i dati ce li avete, potete andare a compilare direttamente le vostre slide. Quando avete in mano quelle slide di base che ci permettono di andare avanti con una grafica coordinata per gli Humanist Tour, potete tranquillamente compilarla, è un gesto abbastanza semplice, ed eventualmente dovesse mancare un dato di carattere nazionale, con una semplice telefonata o messaggio ve lo mandiamo, e quindi rendiamo autonomi anche i regionali e i provinciali nell'organizzazione degli Humanist Tour. Certo. Il prossimo è sabato a Pordenone, e quindi ci siamo fatti già una telefonata proprio per coordinare il tutto, insomma. Ok, benissimo, grazie Luca. Abbiamo delle domande sull'argomento noi? Sì, io ho una domanda. Mi dicono di no, non dobbiamo fare domande, non abbiamo domanda, tempo. No, c'è una domanda, importante. Abbiamo che ci unisce il discorso dei CTS e dei CLEM sociali, quindi alcuni arrivano e chiedono, ma i CLEM del Comitato Tecnico Scientifico come e dove si iscrivono nella piattaforma? Allora, tutte le persone che, in qualche modo il CTS, abbiamo detto prima, è un CLEM di fatto, ha i suoi ospiti, ha le sue peculiarità, cioè ha la sua competenza specifica, ma ciò non toglie che non viene meno a tutto quello che è il coordinamento e quindi a fare il suo salotto, avere le 10 persone ospiti, a fare la donazione. Allo stesso modo si va ad iscriversi nel DB Manager attraverso quello che è il suo referente. L'iscrizione dei capitani le fanno solitamente i referenti comunali, per cui se è un capitano, in questo momento è un capitano semplice, viene fatto una spunta che fa parte del CTS, quindi si accorperà pian pianino tutto un certo numero di dati, e una volta che avremo definito lo sviluppo del progetto anche nel CTS, consolidando determinate categorie piuttosto che altre, capiamo gli accorpamenti, quello che succederà, se sono completi o non sono completi, quindi ecco che ci serve sempre avere una prestima per capire quello che dovremo andare a fare. Noi abbiamo tutti i flag del CTS, quindi sappiamo esattamente chi sono. C'è uno spazio nell'iscrizione che sono le competenze, non quelle del lavoro quotidiano, ma quelle appunto per cui magari uno si candida, e quindi lì va a fare una brevissima descrizione di qual è il comparto di cui si occupa, e anche c'è lo spazio per mettere un po' di carattere in modo che sia un po' più completa. Dopodiché pazienza, calma e costanza, perché con i mezzi che abbiamo ti dirò che io credo che abbiamo portato a casa già dei risultati importanti. Certo.
Allora, grazie Luca. Importante che ci siano nel DB Manager, non è secondario. Ricordiamoci a settembre cosa ci ha detto Maurizio, chi c'è c'è, io vi rispondo in questo momento, chi non c'è non so. Così. Beh, chi non c'è non c'è. Non c'è, appunto, non c'è. Allora, siccome gli argomenti erano importanti, bisognava approfondire, abbiamo anticipato anche tante domande che non le abbiamo fatte, cioè, però c'erano arrivate in questi giorni. Quindi ci dispiace, ma dobbiamo liberare Silvio Aparo perché non riusciamo a fare il collegamento con lui, lo sarà il prossimo TG Coin. Avevi pazienza Silvio, perdonaci che sei rimasto ad aspettare. Però possiamo fare due passaggi veloci, perché no, penso che sia okay, comunque importante farli, è uno strumento importantissimo. Allora, i blog, le persone si sono, i vari referenti comunali si sono iscritti, li potete trovare alla fine, alla fine della pagina del Corriere Quotidiano, e ci sono proprio divise per regioni, i vari comuni. Hanno incominciato a iscriversi anche dei blogger da parte del di alcuni comitati, comparti del comitato tecnico scientifico. Beh, anche quindi, Iva, abbiamo già letto l'articolo di Iva, esatto. Ha già fatto il suo articolo. Ecco, adesso saranno fatte tutta una serie anche di guide che spiegano come utilizzare il blog, eccetera, per cui piano piano vi arriveranno tutte le informazioni. Io semplicemente volevo invitare tutti i referenti comunali che ancora non hanno aperto il blog del proprio comune e i referenti nazionali dei vari comparti del Comitato Tecnico Scientifico a farlo quanto prima, e quindi a ricevere le istruzioni e le informazioni per cominciare a fare un'informazione e una buona comunicazione a 360 gradi in tutto il territorio. E io aggiungo solo, perché ho sentito a Paro oggi pomeriggio, sono 600 attualmente i blog iscritti, quindi su 4500 effettivamente chiediamo ancora una volta quello che è, insomma, c'è un messaggio da mandare con questo progetto. Non ha senso stare qui ad aspettare e o a lamentarsi, che è ancora peggio. O ci impegniamo e lo mandiamo, o facciamo sempre più fatica. Quindi il blog è stato scelto perché non è soggetto a determinate regole, è un po' più libero, può esprimersi in maniera più liberamente, e io credo che diventare il leadership del proprio comune in qualche modo attraverso questo tipo di informazione vi possa assicurare che un bel passettino avanti ce lo fa fare, ma ve lo farà anche fare. Bene. Bene, allora io allora grazie Silvio, e avverto anche Domenico Di Marco che non faremo il collegamento con lui, ma avremo modo di parlare con lui per l'evento, quindi ci dispiace, ma dobbiamo saltare. Adesso tu... Io vi lascio, quindi saluto veramente tutti. Ecco, bene, grazie Filippo di essere stato con noi, per le risposte che ci hai dato, tutte le spiegazioni tecniche, e grazie a Luca, e io invito qui adesso la nostra presidente. Però abbiamo una sigla. Con la nostra presidente, la nostra Maura, che è qui per parlarci del tema del MEDE. L'hai già annunciato. Sì. Oggi ho imparato una cosa, che le persone larghe si prendono tanto spazio e quindi mi hanno ridotta poco a poco così. No, tu prendi tutto il tempo che vuoi, perché tutti vogliono ascoltarti. No, vai via. E non c'è. No, comunque c'è anche Maurizio che non è largo e si prende tanto spazio. E lui è largo di cuore. Largo di cuore. Però tu prendi di tutto il tuo spazio, perché tutti hanno piacere di sentire il tema del mese spiegato da te, perché hanno letto quello che tu hai già scritto nel chat Facebook, però insomma sentirlo da te è un'altra cosa. Sì, io non ripeto mai quello che scrivo, anche perché quello che scrivo. Beh, il tema è lo stesso, no? Perfetto, il tema è lo stesso, dai altri spunti, perfetto. Certo, il tema di questo mese è l'insegnamento, e io devo ringraziare in modo particolare i ragazzi bolognesi, i ragazzi che ho incontrato a Bologna dopo l'evento di Bologna, che erano alcuni capitani, alcuni PO, eccetera, con cui mi sono intrattenuta dopo l'evento a parlare.
E naturalmente, parlando di vari argomenti, è venuto fuori uno spunto che mi hanno appunto dato loro, come vi ho detto prima. Ho detto, ecco, questo potrebbe essere il tema del mese di luglio, e così è stato. E il tema del mese appunto è l'insegnamento. La vita è la massima espressione, no? Dell'insegnamento, la vita è l'insegnamento costante, però se la vita insegna, noi dobbiamo anche essere pronti ad apprendere, perché altrimenti, se non capiamo quello che è il messaggio di vita che riceviamo, non serve. L'insegnamento, l'apprendimento è appunto una scelta. Noi possiamo scegliere di cogliere quello che la vita in quel momento ci sta trasmettendo, ci sta dando o no. Di solito impariamo attraverso la sofferenza. È un po' un peccato, perché è vero che la sofferenza trasforma e ci dà degli insegnamenti, ma possiamo imparare da tutto, costantemente, dalle persone che incontriamo, dalle situazioni che viviamo, da un messaggio che ci arriva. Qualsiasi cosa potrebbe essere occasione per imparare e per insegnare, perché noi impariamo e trasmettiamo anche attraverso il nostro esempio. Il nostro progetto ci insegna ad essere esempio, e attraverso l'esempio abbiamo un'opportunità importante di apprendere. Penso che sia veramente un po' tardi per parlare di questo argomento, che avrebbe bisogno di tantissimo tempo, però è importante cogliere, secondo me, in due parole l'essenza di cosa vorrei trasmettere per appunto il tema del mese di luglio. L'ho colta leggendo, io amo molto leggere, voi lo sapete, ormai ve lo dico sempre, leggo tantissimo e dimentico anche tantissimo, perché purtroppo non riesco a tenere sempre tutto in mente, però leggo moltissimo i libri sacri di qualsiasi genere, non solo Bibbia, Vangeli e quelle cose lì, un po' tutto, i libri sacri indiani, i libri sacri della cultura cinese, i libri riportati, perché non è che sono stati scritti, degli indiani d'America, insomma tantissime cose, i miti che mi piacciono tanto, perché sapete, io dico sempre, sono pagana ridendoci sopra, perché per me l'universo è una forma di energia immensa, divina, quindi tutto quanto quello che esiste vibrazione divina. E comunque mi sto allargando per dire anch'io. No, ma vai tranquilla, perché così. Per dirvi questo, che leggendo il Vangelo di Tommaso, che mi piace tanto perché riporta soltanto delle parole importanti, parole che per la loro frequenza sono arrivate fino a noi passando i millenni, c'è stato questa cosa, questo passaggio che mi ha colpita, che ve lo riporto, e secondo me è molto attinente con il nostro tema del mese. E dice così: vi darò ciò che l'occhio non ha mai visto, e l'orecchio non ha mai udito, e la mano non ha mai toccato, e che non ha mai raggiunto il cuore dell'uomo. Io posso aggiungere che il progetto Coem, nella sua essenza, sta facendo questo, perché quello che raggiunge il cuore dell'uomo è la vibrazione, una vibrazione che dona a chi la vuole cogliere davvero, a chi vuole imparare, la conoscenza. Noi stiamo portando questo. Questa è la conoscenza che deve entrare e deve diventare maestra in ognuno di voi, attraverso le persone che incontriamo, le eccellenze che portiamo sui palchi, i professori, i dottori, eccetera. Se noi riusciamo a cogliere davvero il messaggio che ognuno di loro sta dando, che è un messaggio di cuore, allora abbiamo imparato tantissimo. Io spero che possiate capire che l'insegnamento che noi vogliamo trasmettere non è quello della presunzione di voler sai quando no vuoi fare io ti dico e tu impari. No, è quello di voler trasmettere un'emozione, una vibrazione, e spero che ognuno di voi riesca a coglierla. Detto questo, mi raccomando, con i temi del mese, cercate di mettere due paroline. È bello leggervi, è bello trasmettere anche agli altri quello che voi sentite attraverso le vostre parole,
mi raccomando, sentire è la cosa più importante e non pubblicate i temi del mese di giugno perché non ve li approvo. Hai dato delle nuove, hai dato delle nuove indicazioni, mi sì, pare adesso, le nuove quindi indicazioni diamo sono le nuove queste. Indicazioni siccome per come i salotti sono diventati sono migliaia, quindi e scrivono, alcune scrivono veramente alla Daniele Trubiano, però. Però io sono contenta, va bene così, però l'importante che ogni volta che fate il salotto pubblicate immediatamente, perché io non posso leggermi i temi del mese di giugno, di maggio, di aprile, di marzo, solo quelli del mese in corso. Quindi questo mese verranno approvate, già dal mese scorso abbiamo iniziato, soltanto i temi, i salotti del mese di luglio, del mese corrente. Del mese corrente. E devono scrivere in modo diverso, mi pare. No, 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 oh, l'unica cosa che avevo chiesto, perché siccome arrivano tante foto di attaroccate, allora, bel foglietto davanti con scritto luglio, salotto di. Ok, va bene? Perfetto, ecco. Benissimo. E chiudiamo? Chiudiamo, allora chiudiamo dicendo i prossimi appuntamenti del tour dell'umanesimo. Siamo sabato prossimo, questo sabato siamo a Sacile di Pordenone con il tema dell'evento e la tutela della salute dell'habitat per un nuovo umanesimo cosciente. Mentre il 15 luglio sarete... No, io non ci sono, non vado, è quello della Catania, Sicilia. Sì. No, io non sono a Catania, non ci siamo, no, ci dispiace tantissimo, moltissimo a tutti. Catania sull'accoglienza, la cultura, la storia, dalla Sicilia un ponte per un mondo migliore. Poi c'è sabato 21, lo annuncio già perché doveva esserci il collegamento con Domenico Di Marco, ma avremo modo di parlarlo al prossimo TGCOM. A San Benedetto del Tronto lì si sono unite due terre, se sono unite le Marche e l'Abruzzo insieme, anche qui proprio perché c'è collaborazione e altruismo, quindi tema unico, un unico cuore per il benessere del territorio. Io ringrazio, siamo rimasti nei tempi, abbiamo tagliato un po' ma siamo rimasti perché nei tempi. Perché sono brava io. Perché è stata brava la Maura, è stata nei tempi. Io vorrei ringraziare nuovamente, a parte tutti quelli che collaborano con noi, ma anche tutte le persone, cioè gli organizzatori dell'evento di Bologna, e della Emilia Romagna, della Toscana, tutte le persone che incontriamo a questi eventi, grazie, che sono persone meravigliose. Che ci danno testimonianza d'affetto incredibile e le sentiamo sempre più vibrare e sintonizzati con questo progetto. Quindi non posso fare nomi perché tutti mi dicono salutami, però veramente il cuore a tutti, siete grandiosi, siamo felici di incontrarvi. E ringrazio Maura perché è bene sentire. Guardate cos'ha qua la nostra. Sì, l'ho preso anch'io. Adesso l'ho letto, devo ancora leggerlo, sì. Sono arrivata ieri notte. Quindi. Ce l'ho nel cuore questo libro, quindi mi raccomando. Guarda, è il salotto, è il progetto core. No, salutiamo core. Maurizio che questa sera è rimasto tranquillo, forse. Non so, forse. Forse. E grazie a tutti e buona serata. Grazie, ciao. Come la